Buongiorno, ben ritrovati all'edizione delle 14 del TG6. Apriamo con la sanità in primo piano. Il Partito Democratico ha depositato una seconda interpellanza in regione riguardante l'affidamento delle attività del CUP, in quanto la durata dell'appalto è giunta al termine ed è scaduto anche il tempo per le proroghe. I sindacati intanto chiedono un incontro con l'assessore regionale alla sanità Verì. Il servizio di Giuseppe Dintino. L'affidamento relativo alle attività del CUP, il centro unico di prenotazioni delle ASL d'Abruzzo, è scaduto e non si è ancora provveduto a una nuova gara d'appalto. Il bando prevedeva che l'appalto di durata triennale potesse essere rinnovato una sola volta per massimo un biennio, per una durata contrattuale complessivamente di 5 anni, per un valore di 53 milioni di euro. La questione era già stata sollevata dal consigliere regionale del PD Antonio Blasioli con un'interpellanza nel 2019. Ad oggi in tutte le ASL sono scaduti anche possibili 6 mesi di proroga. Nel caso dell'ASL di Pescara la proroga è scaduta 2 giorni fa. Il tavolo richiesto dai sindacati con l'assessore regionale alla salute Nicoletta Verì non è mai stato convocato e il Partito Democratico ha depositato in regione una seconda interpellanza. Ora si continua ad andare in proroga perché non c'è nessuna gara attualmente bandita dall'ARIC. Questo significa favorire naturalmente questo raggruppamento temporaneo di imprese, venir meno alla trasparenza e peraltro dobbiamo registrare che anche l'impegno preso di sentire i sindacati per, diciamo, decifrare in anticipo tutte le cose che non vanno nel precedente capitolato non è stato mantenuto, non sono stati sentiti, non è stata assicurata la salvaguardia del personale. Dal 2019 ad oggi sono state assunte circa 90 persone in più. Sarebbe stato meglio trasformare in full time i contratti del personale già assunto, che continua a lavorare part time, sostiene Blasioli. Certo è che il servizio migliora se i lavoratori lavorano, diciamo, in maniera decente, magari lavorando spalla a spalla con uno stretto stesso contratto collettivo nazionale del lavoro, invece si trovano assunti da un raggruppamento temporaneo di imprese, da imprese diverse che applicano anche contratti diversi, ma soprattutto sono ancora part time fino ad oggi. I sindacati continuano a chiedere un incontro con AIRC e assessorato per discutere anche di precariato e dell'esternalizzazione dal 2015 dei servizi del CUP che, dicono i rappresentanti dei lavoratori in un comunicato stampa, ha arricchito solo le aziende private aggiudicatarie. Si proceda subito a una nuova gara d'appalto, questa è la richiesta del PD. E sono stati presentati i lavori di ristrutturazione e di abbattimento delle barriere architettoniche nel distretto sanitario di Via Rieti a Pescara. Presto potrebbe essere istituito anche un tavolo tecnico permanente che si occupi di disabilità. Sentiamo. Abbiamo istituito parcheggi, spostati distretti, creato degli ascensori, creati delle rampe, ma chiaramente è un punto di partenza perché sono ancora moltissimi i punti critici. Il distretto sanitario di Via Rieti a Pescara sarà accessibile a tutti e si va verso l'istituzione di un gruppo di lavoro che si occupi di disabilità. Presentati questa mattina alla presenza anche del direttore generale della ASL Vincenzo Ciamponi e dell'assessore alle disabilità Nicoletta D'Inisio, i lavori di ristrutturazione e di abbattimento delle barriere architettoniche fortemente richiesti dall'associazione Carrozzine Determinate. Ristrutturato il fabbricato, qui oltre a diabetologia sarà trasferita anche la medicina dello sport. Alcuni dei lavori sono già conclusi, mentre altri termineranno entro quest'estate. Così il distretto sanitario di Pescara Sud diventerà accessibile non solo a disabili in carrozzina, ma anche ad anziani e mamme col passeggino. Abbiamo finalmente risolto delle problematiche che datano da tanti anni. È stato un intervento apparentemente semplice ma invece complesso perché quell'edificio non è nostro, quindi abbiamo dovuto parlare con i proprietari che è una struttura che è l'IMS, l'ex IMS, l'INVIM, e quindi è stato necessario un lungo lavorio perché questi lavori ci fossero concessi gli altri piani di quel palazzo e quindi fosse pure realizzato un accesso più facile del montacarichi che spesso si rompeva. Quindi è stato un lungo lavoro a dire il vero, è cominciato prima dell'epidemia. Importante novità però è la possibile istituzione di un tavolo tecnico permanente che accolga le istanze dei cittadini disabili. Dalla ASL e dal Comune ci hanno detto sì, esulta Ferrante. La cosa molto importante è che oltre ad aver realizzato tutto questo, oggi hanno detto sì alla nostra proposta, la creazione di un gruppo di lavoro tecnico in modo che possa raccogliere quelle che sono le istanze delle persone con disabilità sia per l'accessibilità che per la fruibilità
qualità dei servizi sanitari ed è una cosa straordinaria, unica in Italia. Siamo davvero entusiasti e felici che hanno raccolto questa nostra grande proposta. Un tavolo tecnico permanente che si occupi di queste questioni, se si passasse dalle parole ai fatti, sarebbe la prima volta in Italia. È la prima volta in Italia, assolutamente sì, ma soprattutto dà un valore anche all'istanza del cittadino, perché poi spesso i cittadini hanno disservizi, protestano, ma poi la protesta finisce lì. E tra 8 giorni si allenterà la morsa per il Covid, via le mascherine e riapertura delle discoteche. Il governo nazionale dal 10 febbraio prova a muovere i primi passi verso un graduale ritorno alla normalità. Nel prossimo Consiglio dei Ministri chiarimenti anche su quarantene a scuola e durata del Green Pass. Stefano Recanati. Nuove regole sulla durata e utilizzo del Green Pass. In attesa del prossimo Consiglio dei Ministri, convocato per oggi a Palazzo Chigi, che dovrà decidere su DAD, quarantene, tamponi e colore delle regioni, il governo sceglie la linea soft e fissa una data per i primi allentamenti, prorogando di solo 10 giorni e fino al 10 febbraio l'obbligo di mascherine all'aperto e la chiusura delle discoteche. Un primo segnale che, se la curva epidemiologica continuerà a scendere, anche altre misure potrebbero essere allentate nelle prossime settimane. Intanto da ieri 1 febbraio la durata del Green Pass vaccinale e del Green Pass da guarigione post vaccino avrà validità di 6 mesi, ma potrebbe essere allungato per chi ha completato il ciclo vaccinale con la terza dose o booster. Anche se ogni valutazione sui tempi necessita di una valutazione scientifica o novità in merito alla quarta dose. Il Green Pass base da ieri servirà per andare a ritirare la pensione negli uffici postali, per andare in banca o dal tabaccaio per comprare le sigarette. Sarà inoltre necessario per entrare negli uffici pubblici, negli uffici finanziari e nelle attività commerciali. Il certificato verde non servirà per acquistare prodotti alimentari di prima necessità. Da ieri via libera anche all'obbligo vaccinale per gli over 50, salvo chi ne è esentato per motivi di salute. Per chi non è in regola, prevista una sanzione di 100 euro una tantum e sarà irrogata dall'Agenzia delle Entrate attraverso l'incrocio dei dati della popolazione residente con quelli risultati nell'anagrafe vaccinali regionali e provinciali. Dal 15 febbraio prossimo, inoltre, il nuovo decreto introduce l'obbligo di Super Green Pass per i lavoratori pubblici e privati con 50 anni di età che accederanno ai luoghi di lavoro. Anche in questo caso, l'obbligo non sussiste in caso di accertato pericolo per la salute attestate dal medico di medicina generale o dal medico vaccinatore. Intanto, con l'impatto della pandemia, cambia anche il paniere Istat per l'inflazione, che si fa sentire sulle tendenze di acquisto degli italiani. Tra i prodotti rappresentativi dell'evoluzione nelle abitudini di spesa delle famiglie e delle novità normative entrano nel paniere 2022 la sedia da PC, friggitrice ad aria, saturimetro, psicoterapia individuale, test sierologico, molecolare rapido per Covid-19, pocket takeaway e streaming in musica. E voltiamo pagina, ci spostiamo nella Marsica. Leo Corsini è stato nominato nuovo presidente del consiglio di gestione del consorzio acquedottistico marsicano. Una nomina che arriva dopo lunghe settimane di dialogo costante con i sindaci del territorio. Sentiamo. Presidente, alla fine ieri pomeriggio si è trovata, diciamo così, una sintesi, una quadra dopo giorni intensi di discussione e di dialogo anche fra i sindaci del territorio marsicano. È stato nominato, poi ovviamente verrà ufficializzato in maniera formale anche nei prossimi giorni, è stato nominato il nuovo presidente del consiglio di gestione. In realtà è un uomo del CAM, lo possiamo definire così, il dottor Leo Corsini, che fa parte proprio di questa realtà da tantissimo tempo, da più di 15 anni, conosce a menadito tutte le dinamiche del consorzio acquedottistico marsicano. Che tipo di scelta è questa? Innanzitutto permettetemi di ringraziare ancora una volta Manuela Morgante e Marco Cofini per il lavoro svolto e poi i sindaci che in questo periodo ci sono stati vicini, attenti e che poi alla fine ci hanno dato la fiducia giusta per poter arrivare a scegliere queste due persone. È una presidenza che deve traghettare il CAM in una situazione ancora più chiara, deve aiutare a crescere, deve lavorare da subito, per questo due tecnici che sanno già di cosa parliamo, ed è una presidenza che deve accompagnare i soci e quindi i sindaci a delle scelte innovative per far crescere ancora di più questa azienda che, ripetiamo, è un'azienda indispensabile perché è un ciclo idrico, quindi non è che solo porta l'acqua a casa, ma la porta anche via attraverso il sistema fognario e poi la depura, quindi è un ciclo che si chiude, ma è un ciclo necessario.
Entro il 7 marzo 2022 i 26 sindaci del BIM Teramano, il consorzio dei comuni del Vomano e del Turdino, dovrà rieleggere la decaduta assemblea e successivamente eleggere un presidente che a sua volta avrà facoltà di nominare da 6 a 8 assessori. A tale proposito la Commissione per le pari opportunità della provincia di Teramo rivolge un appello ai sindaci affinché non si proceda frettolosamente e senza rispettare il criterio di riparto previsto dalla normativa. Fino ad oggi, prosegue la Commissione, il BIM Teramano ha totalmente ignorato il tema della legittima rappresentanza di genere. Su 37 consiglieri, nell'ultima assemblea consortile, solo 7 erano donne, invece delle 11 previste dalla legge. Se il BIM non rispetterà per qualunque ragione queste disposizioni, la Commissione Provinciale per le Pari Opportunità si opporrà con forza invocando l'illegittimità, chiedendo l'immediato intervento del prefetto di Teramo e della presidenza del Consiglio dei Ministri. E sul progetto degli interventi per la riqualificazione degli impianti invernali di Passolanciano, la Maielletta, non si è fatta attendere la risposta del consigliere regionale Mauro Febbo, che ha ribadito i tempi del cronoprogramma sono stati rispettati. Sentiamolo ai nostri microfoni. Credo che su questo progetto il senatore abbia poco da recriminare, perché quando ce lo ha consegnato, intanto un progetto non con una cabina di regia unica ma spacchettato in 7 lotti, è chiaro da capire perché in 7 lotti, ma soprattutto ha ricevuto 3 grandi bocciature dagli enti, a cominciare dall'ente parco, e siccome lì parliamo di un'area sottoposta a vincoli principalmente dall'ente parco, ma ce ne sono anche tanti altri, credo che farebbe bene a tacere. Noi abbiamo preso in mano questa situazione con l'ente parco e con tutti gli enti ci siamo confrontati, abbiamo ripresentato una progettazione unitaria complessiva che prevede cose diverse. Lui aveva previsto l'innevamento in quota alta, sapendo che oggi con il riscaldamento bisogna prevederlo in quota bassa, quindi noi lo abbiamo previsto giù proprio a Passolanciano sul famoso pistone. I 2 bacini idrici per la raccolta dell'acqua che lui aveva previsto, diciamo, in quota sono stati bocciati dall'ente parco. Noi abbiamo previsto invece un bacino idrico proprio a Passolanciano che serve per 3 motivazioni: per l'innevamento, per essere utilizzato l'estate per motivi per le famiglie, per motivi ludici, e soprattutto ci serve per il soccorso quando scoppieranno gli incendi. I parcheggi, prendo atto che ha modificato la posizione, ha riconosciuto che il suo progetto era sbagliato, tant'è che è stato bocciato dall'ente parco, perché lui prevedeva i parcheggi solo a Mammarosa, invece noi abbiamo previsto 3 snodi principali, 3 vie d'accesso a Passolanciano, dove ci sono i punti di snodi, che sono quello di Pretoro, quindi allo Scoiattolo ci sarà un primo step già finanziato, ci saranno le navette che porteranno su, le navette che saranno utilizzate a titolo gratuito con il famoso ski pass unico che stiamo prevedendo, perché nel nostro progetto abbiamo previsto anche il gestore unico, cioè cose che lui non sa neanche di che cosa stiamo parlando. E la risposta era al senatore D'Alfonso, che 2 giorni fa aveva partecipato proprio ad una riunione in provincia a Chieti riguardante gli impianti e la riqualificazione del comprensorio La Maielletta Passolanciano. Voltiamo pagina. Il comune di Teramo ricorre al mangime contraccettivo per ridurre l'invasione dei piccioni, soprattutto in centro storico. Un problema annoso che non è stato mai affrontato con decisione, nonostante le proteste dei residenti. Con questo trattamento, nel giro di 4 anni, la presenza dei colombi in città dovrebbe diminuire del 50%. Tania Bonnici Castelli. Teramo mette finalmente un freno all'invasione di piccioni, soprattutto in centro storico. L'amministrazione comunale ha deciso di utilizzare l'Ovistop, un contraccettivo per volatili a forma di chicchi di mais, che sarà somministrato attraverso distributori automatici in 2 punti strategici della città, Piazza Martiri e la zona più periferica del Ponte a Catena. Una decisione invocata da anni da parte dei residenti, che subiscono il degrado delle proprie abitazioni a causa del guano di questi uccelli, che vivono e nidificano ovunque.
abbiamo cercato di individuare una soluzione che potesse essere risolutiva del problema, ma soprattutto a lungo termine. Questa è, diciamo, una scelta innovativa dell'amministrazione, perché presenterà un particolare becchime sul territorio, ci sarà a disposizione un particolare becchime inserito tra l'altro con dei dispensato tra l'altro con dei contenitori appositi, proprio al fine di garantire un mangime antifecondativo per questi piccioni. Iniziando da oggi il trattamento con il chicco contraccettivo sino ad ottobre, secondo stime plausibili, a Teramo si potrebbe ottenere una riduzione del 30% delle nascite dei colombi di città. Nel giro di 4 anni la loro presenza dovrebbe diminuire del 50%, visto che l'infertilità riguarderà maschi e femmine. In quanto tempo si vedranno gli effetti? Bisogna avere pazienza, come tutte le cose, la natura necessita dei tempi, diciamo, medio-lunghi, e scendiamo nel dettaglio. Diciamo che una diminuzione di circa il 30% della popolazione trattata si ha già dal primo anno, se il trattamento viene fatto rispettando, diciamo, i canoni di una normalità. E mi spiego meglio. Dovrebbe iniziare in marzo, come sta accadendo qui a Teramo, e terminare alla fine di ottobre. In queste condizioni, se tutto va per il meglio, però in natura non è così banale che tutto vada per il meglio, comunque si cerca di fare del nostro meglio, e in queste situazioni si assiste a una diminuzione di un 30% medio. E gli ambientalisti cosa ne pensano del trattamento contraccettivo per i piccioni? Gli esperti precisano che non è un farmaco nocivo. Anzi, inoltre non avrebbe alcun effetto sui mammiferi, escludendo il rischio per gli altri animali di affezione, semmai assaggiassero per sbaglio quello strano chicco di mais. Il corso di restauro dell'Accademia delle Belle Arti dell'Aquila, che sta eseguendo il restauro del dipinto di Costantino Barbella conservato nell'omonimo Museo Teatino, darà la possibilità alle scuole di seguire dal vivo le fasi del restauro prenotando per tempo il servizio. Viene riconsegnato alla città di Chieti il ritratto di Costantino Barbella, lo scultore teatino al quale è intitolato l'omonimo Museo di Chieti. Il dipinto fu eseguito dall'amico Francesco Paolo Michetti sul finire dell'Ottocento e ritrae lo scultore che apparteneva, insieme a D'Annunzio, Tosti e Di Nino, al gruppo degli artisti che frequentavano il cenacolo michettiano di Francavilla al Mare. Oggi sarà oggetto di un restauro che potrà essere seguito dal vivo nei giorni 7, 10 e 11 febbraio su prenotazione all'Accademia delle Belle Arti dell'Aquila. Abbiamo nei mesi scorsi messo in campo questa importantissima sinergia istituzionale con una convenzione tra noi come Comune di Chieti e l'Accademia delle Belle Arti dell'Aquila. In questi mesi si è tramutato il nostro museo in un vero e proprio laboratorio per gli allievi dell'Accademia, che già oggi con i docenti e con la direttrice ci hanno riconsegnato l'opera più significativa, che è proprio il ritratto di Costantino Barbella restaurata, nonché stanno facendo un grandissimo lavoro di ricatalogazione di tutte le opere, oltre che di restauro conservativo, e anche di messa in sicurezza di tutta un'altra serie di opere che erano abbandonate nei magazzini del nostro museo. Sarà possibile per le scuole venirci a visitare, anche per il pubblico comune. Diciamo, il nostro obiettivo è quello di far conoscere, di far apprezzare ai giovani l'intervento di restauro, che cosa significa il restauro, chiacchierare con loro e spiegargli, mentre veramente lavoriamo, che cosa significa portare a termine una cosa così importante. E l'Accademia ha 2 corsi di studio, uno sul settore architettonico, uno dei beni mobili, appunto, e beni dipinti, e pertanto sarebbe molto interessante un confronto diretto e anche una maniera per spiegare, per far capire che ormai è una professione riconosciuta, una professione che ti dà una laurea, che ti mette immediatamente nel mondo del lavoro, perché i nostri allievi, soprattutto nel territorio dell'Aquila, stanno lavorando tutti nei cantieri. E siamo allo sport. Sarà recuperata oggi la seconda giornata del campionato di Serie C, rinviata lo scorso 9 gennaio a causa dell'elevato numero di giocatori positivi al Covid all'interno dei gruppi squadra. Ad aprire le danze per le abruzzesi sarà il Teramo, impegnato alle 18 al Franchi di Siena. Guidi è intenzionato a cambiare qualcosa rispetto alla gara di Imola. Out il difensore Bellucci per una lesione del menisco esterno. Al suo posto giocherà Soprano.
In avanti ballottaggio tra Bernardotto ed Andrea, con quest'ultimo favorito. Sempre nel tridente offensivo, possibile l'esordio dal primo minuto per Cisco. A dirigere la sfida Samuele Andreano di Prato. Questa sera Pescara-Carrarese alle 21, nel Pescara assente Drudi, ancora alle prese col Covid, De Risio e Cancellotti. Rispetto alla squadra che ha vinto a Viterbo ci sarà l'inserimento di Diambo per Memushai, mentre in difesa Gherardi insidia Illanes. Confermato il tridente in gran forma Dursi, Ferrari, Rauti. Nella Carrarese saranno assenti Dauria e l'ex Giannetti. Dovrebbero trovare spazio gli altri due ex Berardocco e Dumbia. Confermata l'affidabile difesa, un gol subito nelle ultime 8 gare con Semproni, Marino, Rota e Imperiale. Direzione di gara affidata a Mattia Caldera di Como. E l'allenatore del Siena, Pasquale Paladino, si dice fiducioso per il match di oggi pomeriggio. L'allenatore bianconero si aspetta qualcosa in più dai suoi dal punto di vista realizzativo. Ascoltiamolo. Quando riguarda la partita di domani, che è la cosa, diciamo, che in questo momento conta di più, sono ottimista soprattutto per la prestazione che i ragazzi hanno fatto a Reggio Emilia, nonostante però usciamo con una sconfitta per certi versi anche immeritata, però ci sono ancora molte cose da mettere a posto, tipo la fase realizzativa, come avevo detto anche subito dopo la gara, che non ci ha visto molto protagonisti in questo. Siamo stati molto bravi nella gestione della palla e nel frenare quelle che di solito sono le caratteristiche e le prerogative della Reggiana, che è abituata a fare la gara, e invece il campo ha detto tutt'altro. Però ovviamente stiamo ancora in una fase di definizione anche per quello che riguarda un lavoro di reparto o dei reparti, che ci ha visto un po' sterili, soprattutto negli ultimi 20-25 metri. Ma dei nuovi mi aspetto intanto quell'entusiasmo che vada ad alimentare anche l'intero spogliatoio, e poi la disponibilità verso i compagni, che comunque non stanno attraversando un buon momento, ma che hanno intrapreso un percorso completamente diverso da quello di qualche mese fa. A margine della presentazione di Franco Bertoli come nuovo allenatore dell'Abba Pineto, sono arrivate anche le parole del presidente Guido Abbondanza. Il numero uno della società ha tenuto particolarmente a ringraziare coach Rovinelli per quanto svolto nella prima parte di stagione. Andrea Costantini. Presidente, l'Abba Pineto svolta, presentazione di un allenatore di prestigio come Franco Bertoli, però torno un attimo indietro. Come mai questa separazione da Rovinelli, all'apparenza una squadra prima in classifica, in piena lotta? Sì, può sembrare ed è anomalo, insomma, l'esonero di mister Rovinelli con una squadra che ha primeggiato tutto il campionato, il girone di andata. E le strade si sono separate in maniera consensuale, rimane una stima reciproca, e riconosciamo a lui grande professionalità e grande lavoro svolto qui a Pineto. E però, come dire, anche i migliori matrimoni possono avere una fine. Abbiamo voltato pagina investendo il mister Franco Bertoli, a cui abbiamo ritenuto opportuno che questo poteva essere il profilo giusto che potesse dare, come dire, quella linfa nuova e potesse dare quello slancio importante, lo slancio vitale per questa fine di campionato, perché, come voi ben sapete, abbiamo un obiettivo da raggiungere. Assolutamente, ce l'ha confermato anche lo stesso Bertoli. Come mai la scelta nei suoi confronti, la mitica mano di pietra del volley italiano? Beh, la scelta, diciamo che si è presentata l'occasione, come dire, di portare Franco Bertoli a Pineto, e quando abbiamo capito che c'erano le condizioni non abbiamo esitato, abbiamo tra virgolette affondato il colpo, perché ripeto, abbiamo ritenuto che lui potesse svolgere un ruolo molto importante in questi ultimi 4 mesi di finale di stagione, potesse svolgere un ruolo che può essere sia quello sicuramente da allenatore, perché comunque il suo trascorso, tutto quello che è stato Franco Bertoli, non lo sto rappresentando io oggi qua, e anche da allenatore.
e però riteniamo che lui possa avere quei meccanismi giusti e quella, diciamo, giusta propensione a saper parlare ai ragazzi, perché molte volte è importante anche agire sulla testa dei ragazzi e non solo a livello fisico. Chiudo chiedendole un bilancio finora della stagione dell'Abba Pineto Volley. Beh, il bilancio non può che essere positivo, è chiaro che insomma inizio campionato avremmo firmato per chiudere il girone d'andata da primi in classifica, adesso c'è da confermare quello che abbiamo fatto per la prima parte di campionato e con il mister Bertoli incrociamo le dita, speriamo di proseguire per questo cammino. È tutto per questa edizione, vi ricordo che alle 17.30 c'è la trasmissione Abruzzo nel pallone live che seguirà gli aggiornamenti degli incontri Siena-Teramo e Pescara-Carrarese. Il TG torna questa sera alle 19.00. Grazie per essere stati con noi, arrivederci.